Buongiorno, come state? Allora, oggi è venerdì 9 aprile, venerdì mattina, sono le 7. Noi ci siamo svegliati già da un po', abbiamo fatto però un po' i pigroni qua nel letto. Ho allattato Lorenzo, poi ho guardato un po' il telefono, però adesso ci dobbiamo cambiare, ci devo cambiare il pannolino. È vero, è vero. Prima cosa gli cambio subito il pannolino, poi andiamo a fare colazione. Edo sta ancora dormendo, però secondo me tra un po' si sveglia e se non si sveglia dobbiamo svegliarlo noi perché tra un po' deve andare a scuola. Adi si sveglia comunque sempre prima di noi, ha già preparato la colazione. Andiamo per colazione poi? Sì? Ma ciao, eh? Ci faccio uno scoperto. Ma ciao, eh? Andiamo a cambiare questo pannolone. Andiamo a cambiare questo pannolone. Sì? Buongiorno, amore mio. Mi faccio le fette biscottate con la marmellata. Ormai è un classico. Io sto bevendo latte con i biscotti. E Lorenzino lì è iperagitato. Cosa c'è? Ti diverti con i tuoi giochini? Amore mio. Sei contento che torni a scuola tu? Ecco, Lorenzino inizia a stufarsi di stare qua, è vero? Ho preparato le fette biscottate con la marmellata, con latte. E tu? E tu? Apri bene, ok. Sai che ti conviene aprire un po' di più qua, sai? Ok, che io apro tanto. Da qua, guarda, dal laccio. Ok, adesso puoi infilare bene il piede. Ancora un pochino su. Visto? È andato. Sì, ma sento ancora un po' strano. Aspetta che ti aggiusto qua, aspetta che ti aggiusto. Ok. Ciao, amore. Ciao, amore mio. C'è Lorenzino che stava lamentando perché non gli dava attenzioni. Stavo salutando Edo, stavo aiutando a mettersi le scarpine. Si è arrabbiato tantissimo perché l'ho lasciato di qua da solo, piccolino. Infatti, voleva anche la pappa, eh. Vero? Hai di nuovo il sonno, tu. Sonnino già di nuovo. Che succede? Ti sei arrabbiato? Sonnino, perché è già passata più di un'oretta da quando si è svegliato, quindi adesso sta venendo di nuovo sonno. Ed è un po' nervosetto, non vuole stare alla tetta, non vuole stare nella sdraietta, vuole stare così, si calma stando così. È vero, devo ancora fare colazione io tra l'altro. È vero. Ma se io ti giro così provo a fare un po' colazione, ti arrabbi? Ti arrabbi? Così mamma fa colazione? Che dici?
Spero di non farti cadere nulla addosso. È vero, sto morendo di fame. Fra un po' gli faccio fare la nanna, se no poi si agita troppo. Perché sto... Oh, oddio! Perché è stanco, eh. Vuole fare il riposino. Allora, rieccomi. Nel frattempo ho messo a nanna Lorenzo e alla fine si è addormentato solo in braccio, non ha voluto la tetta, niente, si è addormentato così in braccio, cullandolo, e ultimamente sta capitando spesso, gli piace così e va bene così. E vi volevo dare un piccolo consiglio, perché neanche io lo sapevo. Con Edo non l'ho mai fatto, o quantomeno non ci ho mai fatto caso, invece con Lorenzo ci sto facendo caso. Come vi dicevo, ho fatto una masterclass sul sonno dei neonati che sto ancora seguendo. E uno dei consigli, dei piccoli consigli che mi sento di darvi, perché è un consiglio che effettivamente funziona con noi. Non so se a voi mamme è mai capitato, ma sicuramente, perché è una cosa classica, che metti il bimbo giù nel lettino e lui si sveglia. In braccio dorme, appena lo metti giù, lui si sveglia. Un consiglio che mi sento di darvi è quello, se non lo sapete ancora ovviamente, è quello di quando poggiamo il bimbo, poggiarlo sempre dai piedini, quindi facciamo piedi, gambe, sederino, schiena, testa. Quindi così, mai dalla testa, perché appoggiandoli dalla testa loro si sentono cadere, quindi si svegliano in automatico. E appoggiandoli dai piedini invece per loro è più tranquillo e quindi con molte probabilità non si sveglieranno. E non so se si è visto bene dal video perché era tutto buio, però insomma è andata. sta andando bene questo metodo. E niente, adesso io sistemo un po' qua la cucina perché ho ancora delle cose di cena da lavare. Sistemo anche un po' qua la tavola e niente. E poi nel frattempo tanto Lorenzino si sveglierà. Si è svegliato un bimbo qua. E già, buongiorno. Ma buongiorno. Ma quanto sei bello tu. Ma quanto sei bello. Dobbiamo tagliare queste unghiette, eh. Oh già, sono affilate. Buongiorno. Vieni, facciamo la pappa. Facciamo la pappa. Sì. Ma ciao, eh. Sì. Ma quanto sei bello tu, ma quanto sei simpatico, eh? Adesso basta mamma, io c'ho fame, basta. Adesso ci tagliamo queste unghiette che sono lunghe. Gli avevo comprato questo qua da Prenatal, questo kit, perché per i primi giorni, salute! Per i primi giorni gli ho usato queste qua, le lamettine, invece adesso sto già iniziando ad usargli le forbicine normali, poi volendo c'è anche questo qua e lo spazzolino che in realtà non ho ancora usato e oggi infatti gliele taglio così. Tagliamo le unghie, eh? Fai bravo tu, sì? Allora, rieccomi, oggi è giorno dopo, è sabato, e siamo tutti qua nel lettone. Io e i miei bimbi siamo qua nel lettone, stiamo guardando Pokémon. O meglio, Edo sta guardando i Pokémon e io li guardo con lui perché piacciono anche a me. Io andavo pazza per i Pokémon da piccola. Infatti li conosco tutti a memoria, mi diverto forse più io a guardarli che Edo.
La tua nuova passione, amore? Vuoi mettere stop? Ho messo qua l'orenzino. Ed è concentrato, non mi sta calcolando tanto, è che sta guardando i cartoni. Sta guardando i suoi amati Pokémon. Comunque, adesso, se riesco, vi lascio qui una clip perché è successa una cosa in questi giorni, una nuova tappa per Lorenzino, che ha iniziato a fare le sue prime risate. Perché fino adesso avete visto che faceva i sorrisini, ti segue molto con lo sguardo, però le risate, una risata vera e propria non l'aveva ancora fatta. E adesso inizia a fare le prime risatine, è vero, è vero. Poi non so come mai si ride quando io gli faccio pii, è vero? Un bel abbraccio qua. Cru, mi dai un abbraccio? Amore mio, ma quanto ti amo. Quanto ti amo. Abbraccio. Finito. Comunque, vi lascio qua, se la trovo, la clip della primissima risata di Lorenzo, perché appena ho visto che la stava facendo, ho subito registrato e vi lascio anche qua il giorno, perché non mi ricordo se era l'altro ieri o l'altro ieri ancora. Vi lascio scritto qua il giorno in cui è successo. Piccole tappe, è vero? E sei simpatico tu? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Sei simpaticone tu? Abbiamo cambiato posizione, che si era già stufato di stare così, è vero? È vero? E niente, io sono venuta qui. Cosa è successo? Sonnino, sonnino. Sono venuta qui a concludere il video. Spero che questa routine mattutina vi abbia fatto piacere. Ovviamente ogni mattina cambia, perché bene o male. Oh, aspetta, che mi tiro su. Bene o male la colazione, il preparare edo, più o meno quelle sono sempre le solite cose. Però soprattutto gli orari di Lorenzino, quelli cambiano sempre. Sei arrabbiatissima tu. Sto allattando Lorenzino che aveva fame. E spero di riuscire a registrare decentemente, che mi vediate, mi sentiate bene. Comunque, appunto, bene o male, le nostre mattinate in questo periodo sono più o meno queste. Per fortuna Edo è tornato a scuola, perché appunto ne aveva davvero davvero bisogno. E noi appunto in questo periodo non stiamo facendo null'altro, anzi mi sto godendo al massimo Lorenzino, anche perché tra un mesetto, verso il 12 maggio dovrei tornare a lavoro, quindi insomma mi sto godendo al massimo ogni singolo secondo con lui, e anche perché poi si tornerà ufficialmente alla normalità, diciamo così, al lavoro, insomma. E quindi ammetto che questa cosa mi preoccupa molto, l'organizzazione di tutto. Probabilmente Lorenzino sarà con mia mamma fino a quest'estate, se mia mamma al momento non trova lavoro, non inizia a lavorare, non penso di mandare Lorenzo al nido, almeno fino a settembre. Per quest'estate sarà con mia mamma, teoricamente. Preferisco così, perché secondo me è troppo piccolino per andare al nido. Meno mia mamma. Insomma, hanno già una sorta di rapporto, perché è abituato a stare con mia mamma. Cosa ridi tu? Cosa ridi? Eccomi, dove ero arrivata? Al nido di Lorenzo, insomma, che teoricamente lui inizierà solo a settembre ad andare al nido. E niente. Appunto, teoricamente questi dovrebbero essere i nostri piani futuri, però spero di non dover cambiare programmi. E
niente, io vado davvero. Grazie di avermi tenuto compagnia anche oggi. Io vi ricordo come sempre che se vi fa piacere mi potete seguire su Instagram, sono AnnaGloria91. Scusate l'inquadratura tremenda, sto con una mano al lato Lorenzino e con l'altra sto registrando. E niente, appunto, se vi fa piacere vi potete iscrivere qui nel canale e attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò. Vi ricordo che la programmazione è tutti qua del canale, tutti i martedì, tutti i giovedì e tutti i sabati. E niente, vi mando un grandissimo bacione nel prossimo video. Ciao ciao!